Ciao! Allora, nuovo video haul truccoso e ha un bel po' che volevo girarvi appunto questo video dove vi faccio vedere alcuni prodotti che ho comprato, che ho già utilizzato. Ovviamente non sono dei prodotti che ho comprato tutto in un giorno, in 2 giorni, una settimana, ma bensì da circa 2 o 3 mesi che appunto compro questi prodotti. Comunque iniziamo subito perché sono veramente tantissimi, prima che questo video durerà 3 ore. Allora, per quanto riguarda i pennelli, ho voluto comprare dei pennelli e ho preso appunto questi 4 pennellini. Solamente uno è della Real Techniques ed è l'Expert Face Brush, appunto questo qui. Nome, vediamo se mette a fuoco, spero proprio di sì. Ed è questo qui per fondotinta a funghettino. È un ottimo pennello, l'ho strautilizzato ed è il mio preferito. E lo trovate o sul sito oppure nelle varie bioprofumerie che ci sono sparse nelle vostre zone, al costo di 15,90 euro. Poi, sempre sull'onda di quel pennello, ho voluto prendere questo qui, che gli somiglia un po', ed è di Betty. Già ho il pennello Flat Boogie di questa marca, e devo dire che mi trovo bene. Questo qui li trovo o dai cinesi o al mercato. È morbidissimo, non mi ha perso una setola, e l'ho pagato, se non erro, 5 euro. Sempre pagati entrambi 5 euro sono stati questo qui della Melissa, che al contrario di quello lì di Betty, quello Fuchs oppure quello lì della Real Technique, questo qui è un po' più a funghettino ed è più morbido, vedete? È morbidissimo. E questo qui lo utilizzo per la stesura del blush, oppure per sfumare un poco la terra, qualcosa del genere. Poi, riposta questa parte, e poi questo qui è il pennello che stradoro, straamo, e questo qui un po', no, funghettino è quello della Real, questo qui è tipo conico, e questo lo utilizzo appunto per sfumare il correttore benissimo qui, oppure se metto il correttore dove ci sono brufoletti, questo qui me lo sfuma benissimo. Questo. Poi per quanto riguarda gli smalti, ne ho voluti prendere due. Allora, uno è della Essie e l'ho preso in saldo da Limoni, non mi ricordo il prezzo, forse sulle 8 euro. Ed è questo qui dell'edizione limitata di San Valentino, Funny Face, che lo potete trovare anche in collezione permanente, però con un packaging diverso, senza tutti questi cuorini sul tappo. E ha una stesura ottima, un bel pennello. Gli smalti essi devo dire che mi stanno piacendo molto. E lo vedete indossato su una mia foto su Instagram. Poi un altro smalto che ho preso in combo con questo blush, con i saldi di Essence, i saldi invernali, e ho preso il 90 Summer Dreaming, appunto questo blush color pesca leggero, che secondo me lo vedo adatto per il periodo estivo. E poi finalmente ho preso, entrambi 1,29 euro, questo qui della linea matte, Styled for Red Carpet 36, appunto questo rosso bellissimo. Poi per quanto riguarda blush, ho voluto provare questo qui di Bella Oggi, il Feel Glamour Fard Illuminante Effetto Seta, Olio di Cotone, Polvere di Seta, ed è lo 04 Rose. Ha uno specchio grandissimo
E poi questo qui è il blush, l'ho utilizzato solamente una volta, è abbastanza setoso e mi piace anche il colore. Poi ho preso una palettina della New York Color, questa qui è la 943 Bronze Nude. Appunto, gli ombrettini sono tutti bronzati e colori molto naturali. Troviamo un illuminante in crema, una base occhi e un gel eyeliner, quindi è una palettina per i viaggi e siete veramente sfruttabilissima. Gli ombretti della New York Color a me mi piacciono molto e questa qui l'ho presa, mi pare 5 euro. Poi, da Lidl, ormai mi sono fissata con Lidl, ho preso tutti i profumi che ci sono in gamma, perché costano poco, hanno un'ottima qualità prezzo e devo dire che tutti quelli che ho preso sono veramente validi. Allora, vi faccio vedere nello specifico questi qua, che si chiamano Chalot. Ovviamente stiamo parlando di Eau de Parfum, no, Eau de Toilette, quindi dovrebbero durare di più. E devo dire che questi profumi durano veramente tantissimo. Non sono di meno dei profumi rinomati in profumeria che costano veramente un botto. Allora, questo qui arancione è il mio preferito, il packaging poi è veramente delizioso per 3,99 euro, 50 ml di prodotto, e questo qui è il mio preferito perché? Perché è il dupe preciso, spiccicato, dello J'adore di Dior. Quindi, lo J'adore Dior è un 50 ml sulle 100 euro, questo qui con 4 euro vi passate lo spizio e devo dire che mi sta piacendo molto. Andate da Lidl e provatelo, anzi se avete provato questi profumi fatemelo sapere se vi sono piaciuti anche a voi. Poi sempre di quella linea di Chalot ho preso questo qui che invece è il dupe del Davidoff, sempre femminile, packaging uguale, stesso prezzo, tutti gli stessi, tutti i profumi hanno il prezzo di 3,99 euro. E questo qui è una profumazione più fresca, quasi estiva. Poi anche le confezioni sono veramente belle per fare un regalo. Poi ho preso Sandley Madame Glamour, questo qui che è il dupe di un altro profumo di, mi pare, Chanel, adesso non mi ricordo, ve lo scrivo sotto nell'info box. Ed è uguale anche questo, se provate ad annusare è proprio uguale, buonissimo anche questo. Lidl mi sta piacendo veramente tanto perché ha dei prodotti ottimi, costano pochissimo. E poi vi faccio vedere l'ultimo profumo che appunto c'è in gamma, è l'ultimo che ho preso e mi piace tantissimo. È un profumo fruttato, molto caldo, buonissimo. Sempre Eau de Parfum, quindi ottima qualità. Il packaging è questo qui, bellissimo, con il tappo specchiato. E sì, già la fragranza ve l'ho spiegata. E si chiama Sadly Diamonds. Ok, poi per la festa della donna mio marito mi ha voluto regalare un blush di Benefit che bramavo da tempo ed è il Roccator. Il packaging è bellissimo, ma la cosa più bella è all'interno, appunto abbiamo questa confezione cartonata, uno specchietto, pennellino in dotazione veramente puccioso e
poi questo qui, spero che il colore si veda, è il blush. È al centro satinato, mentre ai bordi, cioè sia sopra che sotto, è glitterato, luminoso. Questo qui l'ho preso da Sephora. Poi ho fatto un ordine della Bourjois. Io adoro la Bourjois, l'ho testata e l'ho provata comprando dei prodotti a Parigi e devo dire che mi piace tanto e ho voluto prendere due cose. Ho preso la famosissima Cipria, appunto questa qui, quella che profuma di fiori, Flower Perfection infatti si chiama, e appunto in polvere libera, tinta universale, perché appunto è trasparente. Profuma tantissimo, non l'ho ancora aperta. Questa qui 13 euro. E poi ovviamente, come non comprare un rossetto, ho voluto prendere uno Shine Edition, che in inglese atroce, e ho preso lo Shine 23, che è questo colore, la luce è bello sparsa un po', comunque è un fucsia, profuma tantissimo, e questo invece l'ho pagato 12 euro. Poi passando da Kiko ho preso dei rossetti. Adesso vi faccio vedere solamente rossetti, tinte labbra, matite labbra e solamente due blush. Allora, per quanto riguarda Kiko, ho preso un rossetto della Limited Edition Artist, lo 06, che vedete all'opera in una foto su Instagram. Il packaging è bianco, così carinissimo, e l'apertura è particolare perché con un click esce il rossettino. E appunto è un color ciclamino violaceo, bellissimo, cremoso dapprima e poi diventa semi matte e dura tantissimo. Questo qui per la primavera sarà ottimo. Poi sono usciti delle nuove colorazioni, con i rossetti Smart, e io ne ho volute prendere due. Il 924, che è un color, adesso non mi ricordo com'è sul sito, ma credo un nocciola, appunto un nocciola. E poi il dupe di Heroin di MAC, che è il 931. E appunto è un viola bellissimo, spettacolare, bello, bello, bello. Da Kiko poi ho preso un altro due matite, il rossetto 7 euro e gli altri rossetti a 3,90 euro. Questi qua sono due matitoni a 2,40 euro, li ho presi in un sconto, gli Smooth Tempestion Lipstick. E ho preso lo 05 e lo 06. Lo 05 è un corallo, un rosa carne corallo. E lo 06 invece è un color, non dico vinaccia perché vinaccia è più scuro, comunque un color nude scuro, quasi vinaccia, appunto, è un colore strano. E questi qua sono ottimi veramente, perché sono cremosi ma appaiono matte sulle labbra e durano tantissimo. Poi Wet n Wild ho voluto provare un matitone e ho preso il Balm Stain, è 125. Ed è questo color rosso sangue, appunto questi qua di questa marca, questi matitoni. Questo non mi ricordo quando l'ho preso perché è stato tanto tempo fa. Poi praticamente sto morendo, sto sgolando, vi sto facendo vedere un sacco di cose, sono stanchissima, quindi continuiamo.
Di Wycon mi sono fissata con le tinte. Ovviamente mi devo fissare sempre con qualcosa io. E mi sono fissata con le tinte. E ho preso due tinte della linea permanente. La 03 e la 02. 03 e 02. 02 è questa qui di un rosa un po' più scuretto. E la 03 è un rosa polvere. Forse si chiama proprio rosa polvere. Le tinte Wycon, come sapete, sono ottime. E poi ho voluto prendere due tinte, diciamo. Una è una tinta, una liquid lipstick, l'altra è una lip mask. Questa qui è della nuova edition. Appunto, ho preso il 37 Burning Magenta. Bellissimo questo colore fragoloso, spettacolare. Ancora questa qui non l'ho utilizzata. E poi ho preso una lip mousse. Il packaging, guardate cos'è, cartonato con tutti questi fiori. E poi la scritta è cangiante. Comunque ho preso la 03 rosa indico. È appunto un color rosa antico, ha una consistenza in mousse, vi faccio vedere, anzi vi faccio anche uno swatch, vedete, è proprio una mousse molto coprente già anche sulla mano al primo swatch, bellissima questa, 8,90. Poi vi faccio vedere tre rossetti che ho preso da Avon, i nuovi matte lipstick. Ne ho presi 4, uno già ve l'avevo fatto già vedere, quindi inutile che ve lo riprendo. E vi faccio vedere il Red Supreme, che è il mio rosso preferito di tutta la gamma dei matte di Avon. Li trovate nei cataloghi appunto tramite presentatrici. Poi ho il Ruby Kiss, che è un rosso un po' più freddo. E poi il Ravishing Rose, che è un color fucsia caldo, quasi rossiccio, che secondo me è il dupe perfetto di Alpha Red Up. Devo avere qui vicino Alpha Red Up, sì. Alpha Red Up di MAC. Vediamo se esce, ve lo faccio vedere, sì. Ok, vedete? Questa luce non mi è di aiuto. Comunque sullo stick appaiono quasi simili, questo è un po' più scuro, questo è un po' più chiaro. Però devo dire che sulle labbra sono uguali. Ovviamente questo di MAC 19 euro, questo qua di Avon 6 euro. Poi all'OPS, in un cestone di prodotti ormai fuori collezione, ho preso appunto dei prodotti delle passate collezioni di Deborah e una sola cosa di Pupa. Ho preso questa di Pupa, che è la Nari Chic Velvet Matte, rossetto matte a lunga tenuta, lo 003. Questo qua, che ai tempi non avevo preso, ma adesso l'ho voluto prendere. E questo qui costava 12 euro. Poi per quanto riguarda Deborah ho preso due Absolute Lasting Liquid Lipstick, rossetto duo liquido, tenuta e comfort, sono due tinte labbra. Queste qua, bellissimi, ho preso due nuove colorazioni, ho preso la 15, che è questa, bellissima. E la 3,
che questa qui non è una nuova tinta, una nuova colorazione, però mi è piaciuta tantissimo, ed è questo color nude. Poi ho preso di questi qua, dei Velvet Lipstick, come questo, che ho utilizzato tutto l'inverno. Ho voluto prendere lo 03 appunto per l'estate. E questo qui l'ho preso alla Coin, pagandolo solo 5 euro, erano in sconto. Bellissimo. E poi di Deborah ho preso un blush, il 16 fucsia. Questo qui, bel fucsia. E uno della Limited Edition, adesso non mi sto ricordando. Fardo illuminante effetto Bullmine. Sì, questo qui credo che sia unico. Il packaging è spettacolare, bellissimo. E il blush in questione è questo. E poi alla fine, finalmente, di tutti i prodotti, faccio vedere i miei prodotti preferiti veramente di Deborah. Peccato che erano solamente una limited edition, quindi non possiamo trovarli nei negozi sempre. E ahimè, questa è una cosa veramente brutta. Avevo già lo 04 che avevo preso tempo fa e sono riuscita a trovare lo 01 e lo 02. E sto parlando di questi qua, di questi matitoni Velvet Lipstick. Vedete? E questi, lo 01 è anche quello che indosso. Come vedete l'ho strautilizzato. Metto sempre questo perché è matte, però è molto cremoso, non fa pieghe, non fa la linea brutta, è molto confortevole. Ed è questo quello che indosso. Bellissimo. Questi mi sembrano 8,90. E poi lo 02, che è un color fucsia. Vi faccio vedere la stesura com'è. Molto cremosa, quasi... è un velluto. Questo qui lo vedo come un colore estivo. Vedete che bello. Bellissimo. E niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, vi sia stato... tra virgolette utile. Fatemi sapere se avete alcuni di questi prodotti che vi ho fatto vedere. E niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!